Passo per gli ultimi argomenti conclusivi la parola a Carla Comune. Grazie. Allora, molto velocemente perché vedo che siete tutti stanchi, però oggi è una giornata molto importante perché l'anno scorso avevamo annunciato questo progetto di avviare una prassi di riferimento che potesse servire al mercato degli installatori. E oggi abbiamo firmato il contratto con l'UNI, quindi la prassi di riferimento per il mercato degli installatori audiovisivi professionali parte, addirittura è già stato scelto il gruppo di esperti che condurrà il tavolo di lavoro che definirà le regole della norma per il mercato, e la prima riunione del tavolo è il 21 febbraio. Dal 21 febbraio in poi i tempi saranno molto stretti perché UNI prevede che in 9 mesi la prassi sarà pronta, e per noi quella sarà una data ancora più importante perché dal momento in cui la prassi sarà pronta noi potremo iniziare un discorso di colloquio con l'ente accreditatore italiano, quindi con Accredia. La possibilità quindi di creare per il mercato italiano un accreditamento per le aziende che lavorano nel nostro settore. Questo ha estrema importanza perché l'ultima parte di questo percorso che noi ci siamo immaginati è quello di fare attività di lobbying con enti come Consip, ad esempio, per fare in modo che questa prassi di riferimento, questo sistema di accreditamento, venga inserito nelle specifiche tecniche delle gare. Ovvero sia che nelle gare dove ci sono apparati audio e video di controllo venga richiesto che chi partecipa abbia questo tipo di certificazione. È un percorso complesso, lungo, ma che è partito, per cui il contratto comune è stato firmato e ha un processo di sviluppo che ha dei punti già ben chiari in termini temporali. Quindi il prossimo autunno saremo pronti con la prassi di riferimento, quindi a questo punto passeremo a lavorare con Accredia per il sistema di accreditamento. Ultimo argomento, la convention. Quest'anno abbiamo avuto la nostra prima uscita in pubblico a ottobre, 16 di ottobre, quindi nel 2013 vogliamo fare un altro appuntamento di questo tipo. Stiamo lavorando su un nuovo progetto, abbiamo in mente una nuova location completamente diversa, molto prestigiosa ma anche molto pensabile, che ci permetterà di realizzare una convention diversa. Quindi avremo la possibilità di avere una sessione plenaria istituzionale come è stato fatto quest'anno, ma anche delle aree separate più piccole dove avremo la possibilità di ospitare altri tipi di eventi, corsi di formazione, workshop, demo di produttori, presentazioni di prodotti, di distributori, quindi chiunque potrebbe avere il momento per avere una voce per parlare con il mercato. Avremo ovviamente un'area esclusiva per cliente e l'idea è quella di sviluppare l'evento non su una giornata, perché abbiamo visto l'anno scorso che siamo stati un po' più stretti, ma di avere 2 giornate a disposizione in modo tale da poter affrontare più argomenti. Sì, è con noi un progetto molto importante per creare nuove opportunità di sviluppo del nostro canale. La prassi di riferimento, che sarà anche lì un punto molto importante perché permetterà di introdurre un sistema di qualità per la prima volta in Italia, e ultimo ma non ultimo la nostra convention. A questo punto vi faccio 2 richieste. La prima, ed è il ruolo che mi impone, è quella di associarvi. L'importante per la nostra associazione è creare un volume di fondi importante che ci dia una rappresentatività anche presso le istituzioni. Quando andremo a parlare con Consip, per dirle in parole molto sintetiche, più siamo meglio siamo, perché avremo una forza di influenza completamente diversa. L'altra cosa è che ci serve il vostro feedback. Noi abbiamo bisogno di capire se stiamo seguendo la strada giusta. È importante per voi, perché alla fine noi quello che facciamo lo facciamo per voi, è importante quello che facciamo, e ci dovete dare le vostre impressioni, i vostri suggerimenti. Quindi, come vi dicevo, più siamo più contiamo, associatevi, e perché più siamo e più abbiamo la possibilità di ottenere dalle istituzioni, di offrire voi al canale. Quindi davvero associarsi conviene, non è una cosa costosa, e io penso che siete in grado di offrirvi alcuni vantaggi che fino a poco tempo fa erano veramente estranei per il mercato italiano.